Buon pomeriggio, oggi è giorno 21 dicembre e noi come sempre siamo pronti ad andare oltre la notizia con Saro Visicaro. Ciao Saro. Ciao Palmira, ciao a tutti, bagnati come siamo e come siete sicuramente anche voi. Bagnati che questa volta non fa rima con fortunati ma con arrabbiati, Arrabbiati. viste le ultime notizie che arrivano soprattutto per le tasche degli italiani e quindi anche dei messinesi che si preparano insomma ad affrontare un Natale in piena recessione, anche se dal traffico che c'è in città non si direbbe. O perlomeno, forse la gente cerca in qualche misura di continuare a rincorrere magari Sì, gli dico. ultimi acquisti per non alla fine non scontentare nessuno, soprattutto in famiglia. Stavo dicendo, a rischio di essere sempre identificato come colui il quale in qualche modo Rompi? non solo, Ah, ma è così che si lamenta rompi delle cose. generalmente. Ma dico, per chi in queste ore, io sto venendo dal centro della città, ma per chi in queste ore ha avuto, come dire, la disavventura di transitare dal quadrilatero via Tommaso Cannizzaro, via l'Europa, via La Farina e via Cesare Battisti, sa benissimo che, come dire, ha vissuto un'avventura, perché per fare 100 metri, ci sono voluti più di 40 minuti, insomma, una cosa allucinante. E c'è un concorso di responsabilità in tutto questo. C'è il transito dei DIR che abbiamo fotografato e che troverete più tardi su Facebook. Per esempio, un tir sul Viale Europa messo, diciamo, al centro della carreggiata impediva, e questo è stato fotografato, ad un'ambulanza di passare perché non aveva lo spazio necessario per passare. Quindi c'erano tutti questi tir che transitavano, il traffico natalizio I lavoratori servirai che hanno che bloccato hanno anche per bloccato il mezz'ora il tram, tram. e l'altro fatto allucinante, che è quello che attraverso tre vie da nord a sud dovrebbero smaltire tutto il traffico, perché con la chiusura di Via dei Mille tutto il traffico va via La Farina, Viale San Martino e via Centonze. E quindi ci sono le infrazioni, chi sale dalla via Tommaso Cannizzaro, poi svolta a sinistra e non dovrebbe, insomma c'è un caos infernale. Uscire da questo quadrilatero, e francamente ci sembra che trascorrere un Natale in queste condizioni, per i cittadini messinesi, dico, non solo per gli abitanti, per i residenti di quella zona, ma per i cittadini, perché andare a fare con i pochi soldi che ci sono degli acquisti in una condizione così allucinante, perché non si può parcheggiare, insomma, è una questione, secondo me, che dovrebbe preoccuparci tutti, proprio per la nostra stabilità e Ma il infatti nostro alla equilibrio fine, non psicofisico. so se hai visto anche le nostre interviste, come sempre lunedì noi siamo in piazza, quindi chiediamo un po' alla gente come Cosa ne riuscire pensi? a trascorrere, se c'era effettivamente lo spirito natalizio quest'anno. Devo dire che i nostri spettatori si accorgono ancora meglio di noi delle cose che accadono, perché Ovviamente. molte persone chiaramente parlavano di appunto crisi, eccetera, però magari possibilmente davanti alla gioielleria, impellicciate con l'ultimo regalo appena acquistato. Quindi c'è sempre questa contraddizione in termini che esiste. E noi invece questa mattina, Saro, io sono stata nella zona di Saponara, Villafranca, anche perché ovviamente si avvicina il primo mese dall'alluvione, quindi sono certa che domani avremo nuovamente modo di parlare di quello che è successo. Però in queste ore pare che sia scattato nuovamente un allarme maltempo. Noi diciamo, stiamo seguendo le cose però in maniera molto serena e tranquilla, anche perché così la stanno affrontando anche gli abitanti di Villafranca e Savonara. Stamattina i negozi erano aperti. È chiaro che a Barcellona le cose sono andate un po' diversamente, perché in quel caso il sindaco aveva già deciso ieri di Chiudere. chiudere sia le scuole che i negozi, mentre a Savonara si è pensato soltanto di chiudere le scuole, fermo restando che ormai siamo quasi in inizio vacanze di Natale. Quindi ci sta pure anticipare un po' anche per cominciare a vivere in famiglia queste feste. Esattamente. E quindi, come ti dicevo, nel ripercorrere quelle strade dove ormai effettivamente non c'è più il fango che abbiamo visto nei giorni seguenti l'alluvione, ci siamo resi conto comunque della situazione drammatica della strada statale 114, Sì, no, c'è tu. 114, perché a parte che lì ci sono delle frane che ormai hanno anni, per cui gli è anche ricresciuta
l'erba, insomma, attorno, La vegetazione, la vegetazione, sì, si di erba abbiamo parlato ieri nella puntata è di lunedì. ridisegnato, come dire, Sì, si è ridisegnata la situazione viaria con delle deviazioni che ormai sono, penso, definitive, soprattutto nella zona di Acqualadrone, poi Mortelle, cioè. È assurdo perché quelle frane comunque non sono avvenute nel 2011, no, saranno avvenute nel 2008, credo. esattamente. E Quindi siamo sempre permangono lì. lì. E poi chiaramente dobbiamo anche dare le cronache dei comitati che ci sono a Saponara e Villafranca, che giustamente si lamentano perché, a prescindere dagli annunci sul fatto che, per esempio, gli abitanti dei paesi alluvionati non pagheranno il ticket, che le aziende potranno evitare di pagare subito dei crediti che hanno, per esempio, con l'IRCAC, però ci sono altre. Di fatto non hanno un decreto ufficiale che li informi ufficialmente Di di quello che quello poi devono fare. della Pertanto si procedura sono stessa. chiaramente lamentati, perché alla fine risultano tutti annunci, vuoi perché i giornalisti, bene o male, quando ci sono dichiarazioni di un politico che dice questa cosa si fa, noi la pubblichiamo. Poi c'è il seguito Poi c'è il alla notizia, seguito e alla all'annuncio. notizia che è questo, quello che è la notizia poi di fatto non c'è. Non c'è. Va bene. E invece per quanto riguarda le notizie che arrivano dal governo, quelle sì, ci sono, interessano tutti, Saro. Ma io sono abbastanza perplesso da come evolve la situazione. Dico, i cittadini da che cosa si informano? Si informano dai vari programmi, Ballarò, Porta a Porta, Quando eccetera, va bene, perché quando altrimenti ci sono i telegiornali. vabbè, i telegiornali, eccetera. E sembrerebbe in questo momento che c'è da parte di tutti, lo abbiamo detto altre volte, le accuse contro il governo Monti. E oggi ascoltavo a Radio Radicale un intervento di un parlamentare di ex Forza Italia, Fleres, siciliano, quindi accusava Monti, accusava di essere vicino alle banche, eccetera, eccetera. Poi c'è questa polemica che è venuta fuori dal Foglio, da altri giornali e da una parte del PDL che è tornato adesso, diciamo, a mettere il dito sul fatto che il governo Monti non sarebbe un governo voluto dal popolo. Ecco, tutte queste cose scivolano sopra le persone, perché le persone ovviamente è chiaro che ad annuncio di nuove tasse, di nuovi pagamenti o di Dell'aumento della benzina, che è una cosa facilmente palpabile, palpabile. è chiaro che contro chi devono scaricarla? Devono scaricarla contro il governo. Però sembrerebbe che coloro i quali in questo momento stanno accusando, cioè c'è questo paradosso, non è il Partito Democratico o diciamo quella che era fino a qualche settimana fa l'opposizione che si ribella, no? Si ribella coloro i quali fino a una settimana fa erano al governo ed hanno ridotto la situazione ad incancrenirsi fino a questo punto. E quindi loro stessi, che tra l'altro sostengono questo governo, hanno voluto questo governo perché non sapevano più come uscire dalla situazione, adesso accusano il governo. Ora è chiaro che nessuno può dire bravo o Monti o bravo chi che sia che mette le tasse, eccetera. Però avere chiaro il quadro della situazione, cioè avere chiaro il quadro che il governo Berlusconi con tutti i suoi alleati ci hanno portato a questo stato di No, cose, questo l'abbiamo già questo dimenticato. l'abbiamo già, e che la conseguenza di tutto ciò è loro responsabilità. E invece abbiamo i proclami, le cose, poi abbiamo a Messina il deputato di Forza, ex Forza Italia Garofalo, che assieme al deputato del Partito Democratico Genovese accusano il governo di avere, come dire, interrotto il transito dei treni a Messina. Cioè, come se tutto questo non fosse avvenuto prima, fosse avvenuto, cioè Infatti. Monti fosse, dico, per banalizzare, per, come dire, fare una battuta, forse neanche sa che c'era il transito dei treni da Certo, Roma, dico, è una battuta ovviamente. ma poi Voglio dire, soprattutto. nel senso che non è assolutamente responsabile di tutto ciò, lo è stato il governo di prima, quello ancora di prima, eccetera. Che ora chiunque abbia la faccia tosta di presentarsi prima ai lavoratori e poi ai microfoni delle varie emittenti o dei giornali e dire che faranno una battaglia, una guerra contro il governo perché i treni devono tornare, io, i treni è dal 1979 che si sapeva che non sarebbero più tornati, cioè passati un giorno. Sono passati 40 anni, avrebbero avuto 40 anni di tempo per impedire questo, perché da quando non c'è stato più chi
il monopolio sullo stretto, quindi con il transito dei treni merci, da lì si è gettato il primo seme perché aprendo ai privati, al traghettamento privato ed ai mezzi gommati, è chiaro che i treni avrebbero pagato, perché se non ci fosse stato il collegamento attraverso il traghettamento privato ed il mezzo gommato, a quest'ora i treni continuavano a transitare tranquillamente per forza di cose. Quindi ora allarmarsi, scagliarsi contro qualcuno, mi sembra assolutamente ridicolo. E infatti, noi non possiamo che essere d'accordo, perché comunque è vero, non dobbiamo, per andare oltre la notizia bisogna proprio decifrare la comunicazione, ed è questo in un certo senso che vorremmo fare, perché chiaramente non parlando più, come se il governo Berlusconi non fosse mai esistito, come se in tempi non sospetti noi l'avevamo anche scritto che Berlusconi tra non molto si riproporrà come unico risolutore di tutto quello che nel frattempo è andato lui stesso a creare. Comunque, Saro, noi in questo momento, come sempre, abbiamo un po' esaurito il tempo a disposizione, anche perché il nostro è un appuntamento quotidiano, quindi ci vedremo senza dubbio domani. Oggi è invece di nuovo occasione per parlare su messinaora.it di protezione civile, di autoprotezione. E visto un po' la situazione, vi consiglio comunque di guardare il nostro appuntamento, anche perché ci siamo soffermati proprio sulla questione delle sirene. C'è uno strumento che qui a Messina non c'è, che è stato collocato grazie alla protezione civile nel 2010 in alcuni villaggi, quelli colpiti dall'alluvione appunto nel 2009. Però effettivamente su questo punto in particolare si dovrebbe fare un po' più di attenzione, i cittadini dovrebbero essere più presenti anche in questo. Certo, sapere quando c'è l'emergenza reale, come comportarsi, insomma, fatti normali e banali. Poi si cade nei facili allarmismi, quando certo. Invece la cosa più importante è sapere soltanto cosa bisogna fare in caso di allarme. D'accordo, Saro, vuoi aggiungere qualcosa? Hai qualche sms natalizio da inviare? No, siamo in prossimità della vigilia di Natale, quindi la cosa che mi viene in mente, per andare anche, come dire, su argomenti più leggeri, andare sul calcio e pensare che quei poveri spettatori, anche se non sono moltissimi, che vanno a seguire la CR Messina allo stadio San Filippo, dovranno andarci sotto la pioggia. Perché ancora la copertura dello stadio, tu non riesci a essere buono, ma neanche a Natale. Eppure lo ricordiamo, chissà qualcuno fosse sfuggito, noi lo richiediamo sempre, lo abbiamo già chiesto anche ufficialmente al Procuratore della Repubblica, quei soldi da Roma sono partiti, sono arrivati a Messina, erano destinati alla copertura dello stadio San Filippo, la copertura non c'è e nessuno ha avuto, come dire, la decenza di spiegarci dove sono andati a finire quei soldi. Forse era uno di quei treni che nel frattempo si è perso. Chissà, chissà. A domani. A domani.